In pole position questa sera il settore dell'edilizia con un'azienda che realizza una tecnologia molto importante e interessante, la facciata ventilata. Facciata ventilata, adesso capiremo di che cosa si tratta. Questa azienda si chiama Terra Milano Engineering e sono con noi l'architetto Giorgio Pettinari. Buonasera e benvenuto. Buonasera. Grazie Pettinari per essere con noi, ufficio tecnico architetto appunto di questa realtà. E l'ingegner Amedeo Pisano, buonasera e benvenuto anche lei, titolare, diciamo presidente, si può dire così, di Terra Milano Engineering. Buonasera. Cominciamo da Giorgio Pettinari, architetto Pettinari. Che cos'è questa facciata ventilata? Allora, la facciata ventilata è la nuova pelle degli edifici del nuovo millennio, possiamo dire. Tutto quello che viene dal passato, quindi edifici con l'intonaco, edifici con i rivestimenti incollati, sono stati sostituiti da nuove tecnologie e nuovi modi di fare, tra cui questa facciata ventilata. Sono stati sostituiti e stanno venendo sostituiti? E stanno venendo sostituiti, infatti stiamo proprio... A che punto siamo in Italia? Ma siamo a buon punto, diciamo che molti operatori del settore si stanno attrezzando per poter applicare questo nuovo modo di fare. Che sicuramente sarà il futuro perché porta anche una serie di benefici che adesso vedremo. Ingegner Amedeo Pisano, lei è il fondatore, dico bene, di questa Terra Milano. Com'è nata questa idea? Beh, è nata circa 25 anni fa, imitando un po' i sistemi tedeschi, e dopodiché li abbiamo modificati e portati in Italia con questi famosi sistemi a secco. Effettivamente quindi... è nata nel 2000, negli anni 2000, giusto? Ecco, come una società di ingegneria sostanzialmente, visto che i suoi studi e il suo percorso poi è quello. Con questo nome Terra Milano, anche perché la vostra appartenenza è quella. Siamo di Milano. Giustamente. E siete arrivati poi a questa tecnologia di cui abbiamo parlato adesso con l'architetto, questa facciata ventilata. Voi seguite il cliente un po' a tutto tondo, si può dire. Sì. Dagli archistar, agli studi di progettazione, agli architetti, alle imprese. Spaziato un po' su questi settori. In funzione delle esigenze e dei tipi di rivestimento. Tra l'altro avete partecipato a vari studi di progettazione per quanto riguarda Expo anche. Sì. Cosa? Abbiamo studiato la sottostruttura per il padiglione Vanche che faceva parte all'interno di Expo di un padiglione. Certo. È cambiato il modo di lavorare dal 2000 a oggi? Ma sì, è cambiato perché il sistema secco è quello che dà più garanzie perché è più facile da verificare la tenuta, la durabilità, insomma, tecnicamente un po' più semplice. Un po' più semplice. Escursioni termiche. Architetto Pettinari, torniamo alla facciata ventilata. Sì. Quindi dicevamo in questo work in progress che sta pian piano soppiantando la vecchia tecnologia perché ci sono dei benefici anche ambientali. Ambientali. Sì, infatti il punto forte della facciata ventilata è proprio il risparmio energetico, associato anche a una qualità dei materiali che rendono questo prodotto un prodotto di fascia, diciamo, medio-alta. Ecco, infatti il prodotto facciata ventilata non solo per l'efficientamento energetico, ma anche per un restyling, insomma, dell'immagine. Quindi anche estetico? Estetico, esatto. Perché esteticamente? Esteticamente perché si utilizzano dei materiali di pregio, che possono essere le ceramiche, quindi l'Italia è molto forte nelle ceramiche. So che voi collaborate con dei big della ceramica. Noi collaboriamo con i big della ceramica italiana, esatto, che sono tutto il distretto delle ceramiche dell'Emilia Romagna, oltre anche ad altri materiali, perché si possono usare anche pietre naturali di vario valore, insomma. Certo. E questo comunque contribuisce a migliorare l'immagine, ecco, di una palazzina, di un condominio e anche di un'azienda. Molte aziende si rivolgono a noi per rifarsi il look, diciamo. Ingegner Pisano, il futuro è questo? Cosa c'è per voi nel futuro? Il futuro è sempre più rivestimenti con magari materiali diversi, quindi un adeguamento... per quanto ci riguarda nella progettazione, con materiali di rivestimento sempre più diversi, quindi HPL, laminati, marmi magari a basso spessore, perché comunque anche nei vari settori la tecnologia aumenta, quindi tendono a
diminuire gli spessori di tutti i materiali. Grazie allora a Terra Milano Engineering, architetto Giorgio Pettinari, grazie per essere stato con noi, architetto, e l'ingegner Amedeo Pisano, grazie anche a lei, fondatore appunto di Terra Milano Engineering, eccola qua questa azienda di Sesto San Giovanni. In pole position è anche, così come Terra Milano, l'ospite che sta per arrivare. In pole position questa sera c'è anche il settore della carpenteria metallica, con un alfiere di questo mercato di Badia Polesine, l'ingegner Carlotta Trentin. Buonasera, benvenuta. Con la SAIC, giusto? Si SAIC, pronuncia così? Esatto. Benissimo, SAIC, sì. Proprio per essere chiari. È l'acronimo di Società Assemblaggi Industriali e Carpenteria. E carpenteria, giustamente. Esatto. Con una storia che nasce nell'82 e che adesso vediamo brevemente. Certo, nasce nel 1982 dai fratelli Trentindino e Giovanni, rispettivamente mio zio e mio padre, che dopo una pluriennale esperienza nel settore hanno deciso di mettersi in gioco e di usare la propria professionalità e esperienza acquisita per fare una società. Certo. Fino ai giorni nostri, che poi nel 2014 con la mia entrata e quindi col passaggio alla seconda generazione. Negli anni 2000, negli ultimi anni, diciamo, c'è stato questo cambio di passo. I prodotti e le lavorazioni sono lavorazioni conto terzi soprattutto? Sono soprattutto conto terzi, ci siamo specializzati soprattutto nel campo delle saldature. E saldiamo dal semplice acciaio al carbonio ad acciai speciali e soprattutto vantiamo di avere tutto personale qualificato sia con le normative europee che normative americane, quindi tutto il nostro personale ha le doppie qualifiche di saldatura. Quindi grande specializzazione anche di questi operai, di questi professionisti. Sì, molta specializzazione. E chi salda spessori più sottili, chi salda spessori più importanti, e comunque tutti qualificati. È un'azienda impostata su dei capisaldi, giusto? Sì. La qualificazione del personale, cos'altro? Cos'altro? La flessibilità sicuramente è quello che ci ha sempre contraddistinto. Lavoriamo appunto su commessa specifica del cliente e riusciamo a soddisfare esigenze più disparate, più diverse e soprattutto per diversi settori. La tecnologia cosa vuol dire per voi? Tecnologia sembra banale, però anche solo la gestione della produzione fatta con un buon sistema che parte da un'organizzazione a monte e una gestione tramite tablet di ogni postazione di lavoro ci permette di essere competitivi e soprattutto di essere sempre aggiornati e monitorare tutte le diverse fasi momento per momento durante la giornata. Continuamente, diciamo, certo. questo aspetto. Tutto questo ha permesso di superare la crisi, perché l'avete sentito anche voi giustamente, ma a testa alta. Sì, ci ha permesso di superare la crisi, soprattutto ci ha permesso negli anni in cui c'era un po' più di tranquillità di pensare a cosa poteva essere di buono per il futuro e quindi di fare investimenti, quindi tutto il sistema di gestione della produzione è stato fortemente pensato in questi periodi. Anche per i mercati esteri, tra l'altro. Sì, esatto, noi lavoriamo per un 30% con un mercato estero e soprattutto con il settore oil and gas per quanto riguarda la nostra parte estero. Oil and gas, quindi vuol dire avere comunque come partner dei clienti di grosso calibro. Sì, sì, ora alla fine sì, noi costruiamo realizziamo delle pompe che vanno nel settore oil and gas. Il nostro cliente poi le monta e le finisce e le vende a grossi gruppi petroliferi. Un po' di prospettive, ingegnere, cosa c'è nel vostro futuro, nel futuro di SAIC? Sicuramente la ricerca di nuovi settori per quanto riguarda l'Italia, che dato che non siamo presenti ovviamente in tutti, ma ci siamo specializzati negli anni solo in alcuni, e poi la ricerca anche di altri mercati, come magari altri mercati esteri, perché no? Ci sono due termini per voi importanti, quello che è oggi il custom made e quello che sarà al futuro il tailor made. Sembrano simili, ma c'è una diversità. Sì, c'è una diversità. Attualmente costruiamo impianti dove il corpo centrale della macchina rimane quello e viene adattato alle realtà nelle quali andrà installato, quindi piuttosto che raccordi, piuttosto che specializzazioni, quello che richiede il cliente.
mentre TaylorMade puntiamo a fare impianti unici, puntiamo a fare quindi realizzati una sola volta, pezzi unici. Pezzi unici, quindi come, esatto. Come fossero, diciamo, delle macchine fuori serie, esatto, pezzo unico, o dei prototipi funzionanti, possiamo vederla così, insomma. Giusto. SAIC, grazie allora all'ingegnere Carlotta Trentin, esatto. Questa azienda di Badia Polesine, certo. Provincia di Rovigo, che è stata con noi in pole position, e adesso arriva un altro territorio, un altro settore in pole position. Una novità, un'intuizione nel settore enogastronomico, quella di un tutor, Tutor Gourmet, è questo il nome, il brand di questa nuova idea, di questo progetto ideato da Patrizia Signorini. Buonasera, benvenuta. Buonasera a tutti. Grazie per essere con noi, Patrizia. Un'idea geniale e semplice al tempo stesso. Ci proviamo, oggi ci sembra comunque importante garantire qualche cosa di diretto alle persone che mostrano sempre, in questi ultimi anni, sempre di più grande attenzione al mondo dell'enogastronomia. Noi abbiamo una lunga storia familiare in questo campo e vogliamo guardare al futuro con anche nuovi strumenti, però sempre mantenendo molto forte il rapporto con le persone, sia con quelli che producono che con quelli che si vogliono affidare a noi. C'è da dire, Patrizia, che voi arrivate comunque da un background importante di enoteche, di prodotti alimentari, di vini. Sì, da una sotto i ponti di vino ne è passato tanto, ho cominciato il papà nei primi anni 50, quando di certe cose proprio non si parlava, c'era poca cultura, magari tanto uso, ma poca conoscenza. Lui ha impostato tutto un lavoro di selezione di aziende che allora cominciavano, cioè la storia del vino moderno, come per dirla che con Veronelli, è cominciata in quegli anni lì. E poi siamo arrivati noi, mio marito negli anni 80, io invece all'inizio degli anni 90, e abbiamo sviluppato, lasciando andare dei brand più grandi, sempre per dedicarci di più alla ricerca e ai produttori emergenti, che ormai molti di quali sono emersi bene, e altri nuovi ne arrivano con filosofie molto naturali e molto, molto belle, secondo me. Cosa fanno questi tutor? Questo tutor, quello che vorremmo fare noi è proprio quello di dare assistenza alle persone che amano il vino, sì, che amano l'alimentare e che devono acquistare, devono fare delle scelte. E le persone possono essere, appartenere a due categorie, essere dei privati cittadini che semplicemente hanno la necessità o il piacere, anche per fare un dono, di scegliere delle cose, oppure, che è poi la gran parte storica del nostro lavoro, ristoratori, cioè addetti al settore, quindi professionisti, per cui il vino o il cibo non sono qualcosa di edonistico, ma sono strumenti di lavoro dove l'aspetto economico e quindi il valore aggiunto in sé del prodotto sono molto importanti. Si tratta di un tutor virtuale, di un tutor fisico? Entrambe le cose. Sicuramente il rapporto personale è una cosa nella quale noi crediamo molto, cioè ci compromettiamo molto con le persone che incontriamo, ci vogliamo mettere la faccia, questo è il discorso. Tutto quello che sappiamo è a disposizione degli altri. Virtuale perché siamo in un mondo in cui i confini devono un po' sparire, quindi le tecniche moderne sono importanti e quindi anche dal punto di vista del web e della comunicazione attraverso il sito e attraverso però canali anche di vendita studiati in modo un pochino nuovo, vorremmo essere presenti in modo più diretto, quindi con quasi un consiglio virtuale ma con la nostra faccia. Ci sono quattro parole chiave: informazione, formazione, trasmissione di cultura, libertà di scelta. A volte quando uno pensa a chi vende, al venditore o al commerciante, cioè pensa in termini un po' dubbiosi, con poca fiducia e anche con un sacco di altre accezioni. Noi abbiamo interpretato questo lavoro cercando di ottenere rispetto, cioè la nostra missione è di dare un servizio ma ottenere rispetto per quello che facciamo. Perché ci dobbiamo informare, quindi conoscere molto bene la materia, dobbiamo essere testimoni, quindi trasmettere quello che fa un buon produttore, dobbiamo informare chi riceve questo prodotto per insegnargli anche come usarlo e naturalmente testimoniare la cultura che c'è dietro. Siamo italiani, abbiamo un patrimonio sconfinato, quindi non dobbiamo perderlo. Assolutamente, nonostante la tecnologia rimane il rapporto ad personam. Umano. Sì, secondo noi è qualche cosa che non si può sottovalutare, non si può trascurare, non lo si può bypassare in nessuna maniera. La persona
conta, perché qualsiasi cosa si sia, devi poter offrire un momento di ascolto, devi dare delle risposte, devi effettivamente esserci. E questo credo che non cambierà mai, di questo sono convinta. Una bella filosofia allora quella di Tutor Gourmet, Patrizia Signorini, grazie per essere stata con noi. Perbacco. Grazie davvero. Una donna imprenditrice con un'idea geniale, nonostante tanti anni di esperienza, continuamente mettersi in gioco, è questo lo spirito che ci piace in Pole Position, come lo spirito dell'amico che sta per arrivare. In Pole Position con il settore dell'automotive, in particolare quello dei pneumatici, con un'azienda leader, Marangoni S.p.A. di Rovereto, ed è venuto a trovarci l'ingegner Vittorio Marangoni. Buonasera, benvenuto. Buonasera. Presidente appunto di Marangoni S.p.A. Il vostro core business è quello dei pneumatici e in particolare quali? Il nostro core business è quello della ricostruzione degli pneumatici. Ci occupiamo di sistemi per la ricostruzione di pneumatici di medio-grandi dimensioni, quindi per applicazioni che vanno dall'autocarro all'autobus al movimento terra. Ed in particolare ci occupiamo della produzione di quelli che sono i battistrada, quindi se dovessi fare un paragone un po' come le suole delle scarpe. Cosa vuol dire ricostruire un pneumatico? Ricostruire un pneumatico vuol dire sostanzialmente recuperare un pneumatico che ormai è giunto al suo fine vita perché ha consumato il suo battistrada e di fatto risuolarlo con un nuovo battistrada in modo da dargli un nuovo ciclo di vita. Certo, quindi un'operazione quasi artigianale in un certo senso, che però voi fate chiaramente su larga scala e a livello internazionale. Certamente, più che altro perché ci occupiamo di tutta la produzione dei sistemi, quindi sostanzialmente dai macchinari ai materiali che servono per svolgere questo processo, anche se tendenzialmente in Italia siamo piuttosto integrati e svolgiamo un po' tutta la filiera. Tutta la filiera, l'intera filiera di questo processo produttivo. Se esiste, diciamo, un momento, quando è stato il momento in cui la vostra azienda è stata riconosciuta come leader in questo settore? Diciamo che più che un momento si potrebbe identificare un evento. L'azienda è nata negli anni 50 e ha sempre svolto ricostruzioni pneumatici, ma negli anni 70 abbiamo introdotto una rivoluzionaria tecnologia in cui si va a produrre un battistrada ad anello e quindi sostanzialmente viene prodotto già con la geometria finale che rispecchia la geometria del pneumatico. Questo garantisce livelli di performance, di qualità decisamente migliorativi rispetto alle tecnologie precedenti. Questo perché? Questo miglioramento di performance? Questo fondamentalmente per una maggior uniformità che permette quindi sia di migliorare, diciamo, la durata del pneumatico che ridurne la cosiddetta roll resistance e quindi anche i consumi di carburante. Come sta andando il mercato delle ricostruzioni? Il business della ricostruzione in questo momento è posto sotto una forte minaccia da parte della grande affluenza di importazioni di pneumatici asiatici di bassa qualità e di basso prezzo. E peraltro questi pneumatici sono una minaccia anche al nostro ambiente in quanto non sono ricostruibili. E dunque sostanzialmente ci sta mettendo a dura prova. Ambiente e sicurezza poi anche. Sì, peraltro questo problema è ancora più sentito in Europa, che è l'unico grande mercato al mondo che non ha preso nessuna misura di antidumping o di dazi doganali nei confronti di queste importazioni. Come avete reagito a questa minaccia? Noi abbiamo reagito cercando di sviluppare dei nuovi business model ed in particolare posizionandoci su soluzioni di pay per use, dove fondamentalmente l'utilizzatore non deve più acquistare pneumatico, ma ne paga l'effettivo utilizzo sulla base di parametri come i chilometri effettivamente percorsi. E questo è molto interessante perché introduce un concetto di sharing economy, in cui la proprietà del bene non passa più di livello in livello lungo la filiera, ma resta in mano a un unico soggetto che ne gestisce l'intero ciclo di vita, dall'immissione del prodotto nuovo al recupero naturalmente del prodotto utilizzato, che poi viene ricostruito e reinserito in un nuovo ciclo di vita. Questo sistema appunto si chiama economia circolare. E che voi naturalmente cavalcate alla grande, infatti il successo si sa da tanti tanti anni, ormai da generazioni nella vostra famiglia. Certo, anche se è un business molto vecchio, però dobbiamo continuare naturalmente ad innovarlo.
e siamo stati finora molto bravi nel farlo, grazie anche al fatto che svolgiamo altre attività che sono sinergiche, come la produzione dei macchinari o la produzione di mescole anche per articoli tecnici, e ci permettono di continuare a trovare soluzioni innovative. Grazie allora, ingegner Vittorio Marangoni, Marangoni S.p.A., grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi, buona serata. E dopo il settore della ricostruzione del pneumatico, un altro in pole position. E questa sera in pole position un'azienda di Falsè di Piave, provincia di Treviso, si chiama Cartimballo S.p.A., si occupa di imballaggi, di espositori in particolare, con Dario Zamai. Buonasera, benvenuto Zamai. Buonasera. Grazie per essere con noi, amministratore appunto di Cartimballo, che quest'anno Zamai compie 50 anni di storia, quindi una bella ricorrenza. Un bel traguardo. L'azienda è stata fondata nel 67 dalla 5 fratelli della famiglia Zamai, e adesso noi, le persone occupate in azienda, siamo tutti della seconda generazione. Purtroppo i soci fondatori non ci sono più, e come quasi tutte le aziende del nord-est si tramandano da padre a figlio. 50 anni è una data importante, diciamo che abbiamo attraversato anche noi dei momenti difficili, che sono stati la crisi in particolare del 2009 che ha colpito un po' tutta l'Italia. Devo dire che comunque ci affacciamo al 50° con delle grandi soddisfazioni anche in termini di fatturato, che l'anno scorso siamo cresciuti dell'8%, per cui ci riteniamo soddisfatti dei risultati che stiamo raggiungendo. Come è organizzato il vostro business, Zamai? Il nostro business si divide principalmente in tre divisioni. La parte principale ancora oggi è data dagli imballaggi in cartone ondulato, che copre circa il 60% del fatturato. A seguire la parte espositori in cartone ondulato e non, e un 10% è data da un'azienda sempre di proprietà che si occupa della lavorazione del polistirolo espanso. In particolare negli ultimi anni, a parte continuare a crescere sulla parte imballaggi e espositori, abbiamo implementato un reparto di stampa digitale che va incontro alle necessità del mercato, che chiede continuamente dei lotti sempre più piccoli, con dei tempi di risposta tra prototipazione e consegna molto veloci, per cui è stato necessario affacciarci in modo importante alla parte digitale dell'imballaggio. Zamai, so che avete vinto anche un premio, Popeye Award. Sì, questo premio, che viene dato dalla Popeye, appunto, che è un'associazione internazionale che si occupa di retail e analizza tutto quello che viene fatto dalle aziende per presentare o per promuovere i propri prodotti all'interno non solo della grande distribuzione, ma anche di tutte le aree, delle aree di presentazione appunto dei prodotti. Questo premio viene dato in occasione della fiera che si svolge a marzo ogni anno, lo Shop Expo, e abbiamo vinto il primo premio nella categoria non durevole. Ed è un premio internazionale? È un premio, cioè la Popeye è un'associazione internazionale. Ogni paese organizza questo concorso, quindi noi abbiamo vinto il premio per quello italiano. Che riguarda italiano, esatto. Tante aziende Zamai fanno quello che fate voi. Cosa pensate, cosa ritenete di avere più degli altri? Diciamo che è vero, abbiamo una concorrenza importante. Spietata, diciamo, no? Sì, si dire. Soprattutto nella parte imballaggi. Diciamo che lì le aziende concorrenti sono molto, molto numerose. E non solo italiane, tra l'altro. Non solo italiane. Nella parte espositori, invece, magari le aziende che producono questo tipo di materiali sono in numero limitato, ma non per questo meno agguerrite. La nostra azienda è un'azienda che credo faccia la passione per il proprio lavoro una delle prerogative. Siamo un'azienda, una delle poche aziende che può produrre e lavorare il cartone ondulato con tutte le tecniche di stampa, quindi la stampa da digitale, la flessografia, la stampa offset, per cui abbiamo la possibilità di offrire ai nostri clienti e ai nostri interlocutori un prodotto, diciamo, completo, rispettando tutte le richieste e soprattutto le novità che ci vengono. La flessibilità poi. La flessibilità. Anche, no? Si può dire. Inoltre abbiamo una parte di ricerca e sviluppo che è molto importante, per cui siamo anche propositivi nei confronti dei nostri clienti e non solo, anche delle aziende che andiamo ad approcciare, in quanto abbiamo la possibilità e la capacità di essere innovativi nello studio e nella realizzazione di nuovi prodotti. Prossimo step di Cartimballo, quale sarà?
Allora, in quest'anno del 50° abbiamo affrontato un investimento molto importante, un investimento con una nuova macchina da stampa che verrà installata in uno dei due stabilimenti che abbiamo. La Cartimballo vanta due stabilimenti, uno in provincia di Treviso, a Fazzè di Piave, dove c'è la sede, dove è nata l'azienda, e un altro stabilimento più importante a livello di dimensione che è stato fatto fin dall'82 successivamente nella nuova sede nel 99 in provincia di Pordenone. In questo nuovo stabilimento andremo a inserire una nuova linea di stampa molto molto importante che ci permetterà di offrire ai nostri clienti dei prodotti con una tecnologia di stampa molto molto elevata e ci permetterà di stampare su cartoni patinati, cosa che attualmente con le tecnologie che avevamo in azienda non potevamo ancora fare. Quindi allargheremo quello che sarà la nostra gamma di prodotti. La gamma. Grazie davvero a Dario Zamai, Cartimballo S.P.A. Falzè di Piave, quindi dal cuore del Veneto a tutto il mondo. Sta per arrivare un'altra azienda anche qui in pole position. In pole position questa sera il settore degli imballaggi e in particolare gli imballaggi in legno con le loro caratteristiche, con i loro vantaggi raccontati da una azienda di Bosisio Parini, la Ciceri Imballaggi. È venuta a trovarci Fausta Ciceri, buonasera, benvenuta. Buonasera. Responsabile commerciale appunto di questa azienda, esatto. Omonima, quindi presumo a conduzione familiare. Esatto. Con una storia che vanta una storia addirittura nata nel 1956. Esatto, sì, l'azienda è stata creata subito dopo guerra da mio padre insieme al fratello. Inizialmente si producevano mobili in legno, serramenti, successivamente, dato le realtà locali che si stavano espandendo nella metalmeccanica, abbiamo iniziato la produzione di imballaggi in legno. Abbiamo iniziato con un primo... Quindi avete seguito un trend di mercato. Esatto, abbiamo seguito un trend di mercato, esatto, che poi pian piano si è sviluppato nella zona e di conseguenza ha portato anche a un'espansione dell'azienda. Ecco, voi fate imballaggi in legno per esportazione di prodotti standard? Allora, noi produciamo imballaggi sia per prodotti standard, cioè con misure standard che il cliente fornisce appunto a dei prodotti standard, e abbiamo questa cassa standard o casse standard in base al cliente, dove giornalmente noi abbiamo una produzione giornaliera in quanto teniamo noi il magazzino per il cliente. Alla chiamata, nelle realtà ovviamente locali, chiamano e noi consegniamo. Oltre a questo abbiamo anche sviluppato negli anni una produzione di imballaggi per linee di produzione grosse, dove vengono poi smontate e noi forniamo le casse, in quanto abbiamo un programma per lo sviluppo delle portate delle casse con le eventuali resistenze, carichi di portate, l'utilizzo dei sacchi barriera, la chiusura e la successiva poi esportazione in navi, certo, e così via per il resto, nel resto del mondo, diciamo. Al tempo stesso siete anche capaci di flessibilità, quindi di, esatto, sì, sono quelli standard, ma poi giustamente esatto, in base questo, alle richieste. Infatti questa flessibilità ci ha portato ad uscire anche dalla crisi economica, in quanto nelle realtà locali dove prima c'era anche una grossa espansione, una grossa produzione di imballaggi grossi, di grosse produzioni, imballaggi magari di 12-13 metri con grosse portate, molte realtà hanno chiuso e abbiamo di conseguenza portato la produzione su realtà forti di magari aziende di Colico, aziende comunque del Lecchese, nella produzione che producevano appunto flange, valvole che andavano comunque sempre nel settore petrolifero, e questo ci ha portato ad essere tuttora ancora una realtà che esiste sul territorio. È una opportunità di lavoro anche per i giovani questa, vero? Esatto, la nostra azienda praticamente fornisce programmi di tirocini a dei ragazzi che vanno dai 18 anni ai 26 anni. Si fa alternanza scuola-lavoro? Quindi. Alternanza, sì, di 6 mesi, dove se al ragazzo piace questa tipologia di lavoro o si forma un curriculum per eventuali altri su lavori. Che mansioni? Come? Mansioni noi svolgiamo allora mansioni di assemblaggio, chiodatura, la lettura del disegno e la produzione poi autonoma della cassa e dell'imballaggio. Se al ragazzo piace viene fatta anche un'eventuale assunzione a tempo indeterminato, aiutandoci appunto con gli sgravi fiscali per l'imprenditore. E questo è un investimento per il futuro. A proposito di futuro,
c'è la volontà di consolidarvi poi, esatto, anche all'estero. Esatto, noi siamo stati di consolidare l'azienda, abbiamo un bel gruppo, perché la nostra azienda si è rimasta a galla nella crisi perché abbiamo un buon gruppo, tutti siamo importanti, allo stesso modo tutti abbiamo un ruolo. Cioè, dal dipendente che inchioda a io che faccio appunto la parte commerciale, a mia sorella la parte amministrativa, ci occupiamo tutti per l'interesse dell'azienda, siamo un gruppo. Cos'è l'API di Lecco? Allora, l'API di Lecco ci ha dato una mano nell'uscire dalla crisi, sì, economica, perché ha aiutato sotto l'aspetto commerciale, in quanto, sì, per mantenere noi la competitività di prezzi rispetto, sì, ad altri gruppi, hanno dato loro nominativi di eventuali clienti, eventuali fornitori da poter... Cos'è, un'associazione? Associazione l'API, esatto. Inoltre ha fornito loro le pratiche utilizzando i fondi FAPI per lo sviluppo anche sotto l'aspetto comunque di istruzione al dipendente e anche sotto l'aspetto amministrativo. Infatti i nostri dipendenti sono tutti addestrati sotto l'aspetto della sicurezza. Quindi grande, grande rilievo all'aspetto umano per Ciceri, esatto, Imballaggi. Grazie a Fausta Ciceri, sì, per essere stata con noi questa sera. Grazie mille, grazie a voi. E crede tanto nei giovani, tant'è che in organico ne ha diversi, anche l'ospite che sta per arrivare in pole position.